Dai 10 ai 12-13 anni ho avuto seri problemi d'ansia quando giocavo. Sentivi il cuore che ti batteva forte, non riuscivi a respirare bene, avevi paura, proprio eri immobilizzato. Mi ricordo una volta addirittura che non riuscivo a giocare, cioè mi sono ritirato perché piangevo. Ma ne sono uscito soprattutto grazie alle persone che avevo a fianco. E poi col tempo, naturalmente, con gli anni sono migliorato e poi alla fine uno ci crede veramente nel poter diventare un giocatore. Io sto qui, sto sul pezzo, tu devi stare sul pezzo con me. L'importante è che dai tutto, non dobbiamo avere rimpianti. Guarda, questa è casa tua, sto campo è casa tua, dai. Sì! Io sono Giulio Zeppieri e questa è la mia storia. Avvicinati con la sedia. Il tuo libro preferito. Harry Potter. La cosa più bella di essere professionista. La fama ai tornei. La cosa più brutta. Troppe persone magari che ti chiedono cose ai tornei. Il tuo piatto preferito. Risotto alla milanese. L'ultima volta che ti sei ubriacato. Tanto tempo fa. Il tuo cantante preferito. In questo momento credo i Green Day. Che serie guardi su Netflix? Breaking Bad. Chi è il più forte giocatore di Counter Strike tra i tennisti professionisti italiani? Io gioco solo io. Sicuramente. Io ho iniziato a giocare verso i 5-6 anni, con le scuole elementari facevano dei corsi tipo pomeridiani con gli sport, con un paio di amici ho scelto il tennis, ma proprio così, diciamo a caso. Ma la differenza tra gli altri bambini e Giulio è stata subito la competitività, la voglia anche esagerata di voler primeggiare, di vincere. Quando perdevo, ero uno molto che si arrabbiava tanto, infatti ho fatto pure delle brutte figure. Magari a 6 anni, a 7 anni, quando iniziava già a palleggiare così, faceva i primi punti, se perdeva con me o perdeva con la maestra di turno che lo faceva giocare, eccetera, lui piangeva perché non ammetteva di aver perso col maestro. Ho spaccato la racchetta quando avevo 7 anni perché ho perso contro lui a mini tennis, cioè, ma molto spesso, quasi tutte le settimane. Ancora? Ma no, ma fa così, dai, 2 gocce, poi. Anzi, è pure piacevole, no? Eh beh. Questa è vera, eh? Ricerca, ampiezza. Cerca di stabilizzarti. Cerca un po' di più dell'equilibrio. Lavora coi piedi. Beh, questa scoppia. Siamo due comunque che si sono trovati, nel senso che tutte e due pensiamo magari allo stesso modo, lui mi ha aiutato tanto anche crescendo con la mia mentalità, insomma mi ha un po' formato. Comunque sai, ogni tanto si litiga, ogni tanto fanno delle sfuriate, però comunque come è normale tra persone comunque che alla fine quasi convivono perché stiamo tanto tempo insieme. Porti in giro un ragazzino di 11 anni, 12 anni, 13 anni, 14 anni, fino a che poi, ecco, magari c'è la fortuna di arrivare a questo livello e comunque sacrifichi parte della tua vita personale, ma questo lo sappiamo, lo mettiamo in conto, perché poi comunque devi andare in giro, stare spesso fuori casa. E comunque quella è la parte, diciamo, quella del sacrificio, diciamo, stare lontano dagli affetti, dalle cose che poi ti piace fare, oltre al tennis. Però è anche vero che è una cosa che poi, quando hai la possibilità e la fortuna, di crescere un ragazzo così, diciamo che hai anche delle soddisfazioni particolari. Se ci fa mangiare prima, ci abbiamo un match alle 8. Dalla prima palla devi essere bello tonico, subito. Cioè ci devi andare proprio con l'idea di essere aggressivo, anche senza prenderti troppi rischi, eccetera, però la palla la devi colpire. Chiaramente ci sarà un po' di tensione, pure normale, la prima partita, no. Accetta tranquillamente la cosa, però l'importante è che dai tutto, non dobbiamo avere rimpianti. Cioè tu dai tutto quello che puoi dare, poi vediamo alla fine quello che succede. Ah, un'altra cosa, fa bene la smorzata lui, eh? Fa meglio di dritto che di rovescio. Se ti fa la smorzata, cerca di andare contro, vedi bene se c'è l'angolo, ma se lui sta davanti a te, fagli la controsmorzata.
Arriva, e poi ti fermi lì davanti, devi fare la scossa a lui. Si può fare. Come ti senti? Quando avevo 14 anni io ho lasciato scuola, cioè diciamo ho lasciato scuola, ho iniziato a fare un percorso privato, quindi comunque ho lasciato gli amici, ho lasciato un po' tutto, insomma le uscite, mi sono concentrato al 100% sul tennis. E per un ragazzino di 14-15 anni iniziare un percorso del genere, anche se io ho avuto fortuna di farlo a casa, comunque non è una cosa semplice. Non è pertanto il sacrificio di allenarmi, perché poi ti piace, però farlo tutti i giorni, due volte al giorno, cioè ci sta il momento in cui dici vabbè, vorrei, magari ogni tanto ho pensato, cosa se non vorrei non essere stato con gli amici di più e non aver intrapreso la carriera, cioè la carriera, cioè quello che ho fatto. E se non dovesse farcela? Sinceramente non la prendo in considerazione al momento, anche se so che però potrebbe succedere, perché poi abbiamo a che fare con una persona che sta crescendo, quindi se un domani succede qualsiasi cosa e decide che questa non è più la sua strada, eccetera, io proverò sicuramente a convincerlo che questa è la cosa che deve fare e che è fortunato anche ad avere questa possibilità, perché non tutti a 18 anni hanno questa possibilità con tutto quello che gira intorno, quindi anche a livello lavorativo e a livello di rientro economico. Per cui farei di tutto, penso che farei di tutto, anche ripensando agli 12 anni che abbiamo vissuto insieme, no? Su questa cosa. Tutto quello che mi sono costruito in tutti questi anni è quello che ho, quindi poi sarebbe brutto lasciarlo per niente. Butta fuori l'aria. Bravo, fatti sentire, fatti sentire. Ehi. Dobbiamo entrare in campo convinti di fare tutto quello che sappiamo fare. Accettiamo qualsiasi condizione, eh? Non la subiamo. Se ti senti a posto, perché sei a posto. Facciamo il meglio del meglio del meglio che possiamo fare con quello che abbiamo. Accetta lo scambio, perché lo puoi accettare tranquillamente lo scambio. Non c'è la palla, la palla un po' come te così, ha cecchinato, insomma, per dirti, non è che te va male, te sfonda. Dai. Oh, dai. Ricorda che questa è casa tua, sto campo è casa tua. Dai. Gira molte cose per la testa anche quando gioco. Svago un po' i miei pensieri, vanno anche su tutt'altro. Molto spesso su a casa, sui miei amici, sui miei genitori, non so perché. Quando sono durante la partita canto una canzone, sempre. Quando gioco, sempre diversa, non la faccio mai uguale, perché mi rilassa. E poi molto spesso guardo il punto dall'altro campo, guardo il piccione, sono un po' così. Però diciamo che poi quando mi siedo al cambio campo cerco sempre di pensare a quello che devo fare quando inizio. Sì, dai, 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 forza, forza. No, Giulio. Questa è un po' rischiata, eh. Vai, girati. Alza la racchetta col dritto, fa la smorzata. Lo fa sempre, ma se legge, perché alza la racchetta tanto col dritto, sì. Dai, sta sempre un p***o. Mamma mia, sei proprio argentino, sei c***o. Deciso, c***o. Un altro allora. Vai tu, no? Beh, il mental coach serve molto spesso anche alle routine, a aiutarti a trovare un tuo metodo per stare tranquillo in campo, che poi tranquillo tra virgolette, perché comunque l'ansia ci sarà sempre,
diciamo che quando c'è un momento difficile della partita, quando senti che magari inizia a salire un po' l'ansia, tu ti prendi il tuo tempo, fai le tue cose, pensi a quello che devi fare, le tue routine e tutto. Diciamo che io cerco di respirare due volte prima di servire, palleggio qualche volta e prendo più tempo quando sto nel caricamento. Sì! Oh, a te. Dai che se la metti, dai. Sali. Dai. Bravo! Il mio sogno è diventare numero uno del mondo, naturalmente, o vincere svariati slam, però sogni. Quale? Eh? Quale slam? Uguale, tutti uguale, basta che uno, non mi frega niente, serio. Il mio sogno è quello che lui possa diventare il numero uno al mondo, lavoriamo per quello.